Buongiorno, buongiorno a tutte le persone presenti. Io sono molto molto felice di essere qui oggi, in un luogo dove le parole sono importanti, il linguaggio è importante perché ci permette di esprimere quello che spesso è difficile da tirare fuori. Le parole per me sono state un grande amore incontrato a un certo punto della mia vita, a un punto in cui mi stavo interrogando sulla mia vita, su tutte le esperienze vissute, ma non riuscivo a dare voce a quelle esperienze e a una frustrazione forte che mi portavo dentro. Io sono una donna con disabilità e questo chiaramente ha sempre avuto un grande impatto sulla mia vita, non in quanto persona disabile, ma per come il mondo ha sempre concepito e visto la disabilità. Per cui, ecco, incontrare le parole è stato un modo per aprire una porta, tirare fuori quella consapevolezza. Ecco, siamo abituati a pensare alla disabilità in termini di accessibilità di natura fisica, barriere architettoniche, ma c'è molto, molto di più in questa cosa. Le persone con disabilità sono circa il 15% della popolazione mondiale. Ciò significa che 1 miliardo, più di 1 miliardo di persone convive con qualche forma di disabilità. Eppure la percezione che abbiamo intorno alla disabilità è che sia qualcosa che riguarda poche persone, altre persone, non noi. Insomma, è sempre l'altro ad avere una disabilità, a noi non potrà mai capitarci, o comunque se ci capita, grande sfiga, Madonna che sfiga, cominciano a toccare ferro e tutte quelle cose lì. In realtà la disabilità è parte degli esseri umani, perché innanzitutto la possiamo incontrare in qualsiasi momento della nostra vita, o anche solo diventando anziani, è una conseguenza. Eppure la narrazione che gira intorno alle persone con disabilità, diciamo, tocca due estremi che vediamo ripetersi costantemente. Il primo estremo è la rappresentazione pietistica compassionevole, ovvero la disabilità vista come qualcosa di negativo, di triste, insomma, di vita fatta di cruccio, pesante e difficile, un po' come, insomma, le storie di Keynesiane, il piccolo Tiny Tim, insomma, sofferenza ogni dì. E poi c'è l'altra narrazione che forse è un po' più difficile da stanare, ma in realtà si tratta comunque di un'altra faccia della stessa medaglia. È un aspetto che ha già citato anche Fabrizia Canfora, e che è la narrazione eroica ispirazionale, che trova in qualche modo, diciamo, il suo massimo compimento nel classico inspiration porn, ovvero quelle narrazioni in cui la vita delle persone disabili è, insomma, fonte di ispirazione solo sulla base della loro disabilità e quindi in pratica viene sfruttata come, diciamo, fonte motivazionale per le persone non disabili. È quello sguardo di stupore che vediamo negli occhi delle persone ogni volta che una persona disabile fa qualcosa di assolutamente ordinario, cioè sono magari con gli amici a bere una birra, ma che brava, wow, incredibile, fai anche questo, ti diverti, ma non lo credevo possibile. Quindi, insomma,
Si tratta di storie e contenuti che, insomma, utilizzano parole specifiche che sono un po' un segnale, quindi io vi invito a fare attenzione a queste parole, parole come coraggio, ammirazione, forza, utilizzate però fuori dal contesto specifico legato alla capacità e al ruolo della persona di cui si parla, ma vengono usate solo in relazione alla disabilità. Quello che ho imparato da sempre, osservando il mondo, è che in qualche modo il corpo, il nostro corpo, viene sempre prima di noi, nel bene, nel male, in qualunque situazione, prima delle nostre competenze, prima delle nostre capacità, prima dei nostri ruoli professionali. Questo è sintomatico, diciamo. Una società che non prevede ruoli attivi assunti dalle persone disabili e le sminuisce attraverso comportamenti discriminatori, non può in qualche modo neanche prevederne la crescita e lo sviluppo. Ne consegue quindi che un immaginario tipico che ruota intorno alle persone con disabilità è quello dell'infantilizzazione, cioè considerati perennemente dei bambini. Questo è un aspetto che ha coinvolto sempre la mia vita ed è un aspetto che, insomma, in qualche modo mi ha segnato. Essere mai considerata una persona adulta, essere sempre vista come l'eterna bambina, mi ha in qualche modo fatto comprendere quanto questo sia un modo per tenere lontane le persone con disabilità dai luoghi decisionali di questo paese. Vi porto un esempio classico che ogni tanto faccio per darvi la percezione di tutto questo, che forse è uno degli esempi che mi ha permesso di scegliere l'umorismo come mezzo di comunicazione, perché probabilmente, insomma, se non avessi incontrato tutti questi comportamenti un tantinello bizzarri, non avrei avuto fonti di ispirazione per poter ribaltare i piani e cominciare a sfruttare queste situazioni per ridere e per crescere di questo. Insomma, io mi trovavo in una pizzeria insieme alla mia famiglia, avevo circa 24-25 anni, adesso ne ho 40, insomma, come tutte le famiglie, insomma, stavamo lì per festeggiare in qualche modo un evento di famiglia e ognuno ordinava la pizza che desiderava, c'era il cameriere, cioè, insomma, che prendeva le ordinazioni. A un certo punto il cameriere, insomma, prende le ordinazioni e quando arriva a me, non solo non chiede a me quale pizza volevo ordinare, la chiede alla persona che è di fianco a me, ma poi prende un pacco di pennarelli e lo poggia sul mio piatto. Cioè, un pacco di pennarelli, come quelli, insomma, che si danno ai bambini per colorare, per intrattenerli. Ecco, in quella occasione purtroppo non ho avuto la prontezza di spirito che ho adesso per rispondere a tono, per insomma in qualche modo tirare fuori una delle mie classiche battute sarcastiche che avrei comunque tirato fuori in occasioni del genere. E come si dice, ho preso e ho portato a casa con una faccia, insomma, che diceva tutto, ma non sono riuscita a esprimere nient'altro. Ecco, questo è solo uno degli esempi che mi sono capitati e che, insomma, dimostrano quanto la percezione che esiste intorno alle persone con disabilità viaggia appunto attraverso stereotipi precisi e questo ci danneggia molto. È incredibile anche pensare
come attraverso la narrazione eroica, ispirazionale, siamo sempre contornati da quell'alone di meraviglia, di grande capacità, di grande di grande forza. Eppure, se andiamo a guardare nei luoghi decisionali, nel lavoro, nei luoghi in cui veramente si prendono le decisioni, ecco, noi non ci siamo. Io vi invito a pensare a quante persone con disabilità avete conosciuto nella vostra vita e quante di queste si trovano, man mano che saliamo, insomma, a livello professionale, quante di queste hanno realmente un ruolo di potere. Ecco, io credo che siano pochissime, se non totalmente assenti. Ecco, questo è un grande controsenso, perché la gente si tiene ad esprimere quanto noi siamo magnifici, però quando poi si tratta di dare spazio, di permetterci di esprimere il nostro punto di vista, ecco che lì arrivano le barriere. Ecco, siamo in un luogo in cui le parole, come dicevo, sono importanti, e l'utilizzo delle parole condiziona tantissimo il modo in cui percepiamo la disabilità. Questo ha un impatto grande anche di tipo mediatico, lo vediamo nei giornali, lo vediamo nella televisione, che utilizza linguaggi specifici quando si tratta di parlare delle persone con disabilità. Ecco, il modo in cui il giornalismo e i media raccontano le nostre vite ha specifiche peculiarità che si legano a doppio filo con il pregiudizio e presenta una buona dose di pietismo intorno al racconto mediatico. Quante volte avete letto sui giornali il classico "costretto in carrozzina"? Sicuramente tante, tantissime volte. Ecco, eppure la carrozzina è uno strumento di libertà, ci permette di muoverci, non ci costringe. Questo è un occhio esterno che racconta la nostra storia. Quante volte avete letto "affetto da" e subito dopo la patologia della persona in questione? Ecco, state assumendo che la nostra condizione sia un'afflizione, senza magari considerare il punto di vista della persona che vive quella condizione. Ecco, sono tutte parole che hanno un grandissimo peso e vengono utilizzate spessissimo. Anche l'infantilizzazione che dicevo prima si concretizza attraverso le parole. Quante volte in un copy legato magari a gruppi di persone con disabilità viene utilizzato il termine ragazzi, i nostri ragazzi, i nostri ragazzi e ragazze, quando magari all'interno di quel gruppo, ecco, ci sono persone che hanno superato l'adolescenza da un pezzo. Ecco, questo significa relegare le persone con disabilità sempre a quell'immaginario. Le parole in questo hanno un grandissimo peso. Io noto che, insomma, il filo conduttore di queste storie siano appunto le parole, ma anche l'assenza. Per cui vi invito davvero a ragionare su tutto questo e, insomma, come allenamento possibile, quello che vorrei invitarvi a fare è, prima di tutto, considerare quante persone con disabilità si trovano intorno a voi e quale ruolo hanno. In seconda battuta, vi invito, ogni volta che approcciate
a una persona con disabilità a farvi una domanda specifica. Quello che io sto per fare, il comportamento che sto avendo verso quella persona, lo avrei anche se la persona non avesse alcuna disabilità? Questa è una domanda che vi aiuta in qualche modo a scollegare lo stereotipo interiorizzato e cercare di ragionare su magari quegli atteggiamenti che ci vengono automatici. Del resto siamo tutti e tutte immerse in un mondo abilista, è inevitabile che questo entri dentro di noi, entri persino nelle persone con disabilità. Ecco, quindi quello che io vi invito a fare è proprio farvi questa domanda e darvi una risposta sempre alla marzulliana maniera, però in qualche modo per aprire il vostro sguardo. Grazie.